Buon pomeriggio a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento che precede il nostro telegiornale dell'ora di pranzo. Vi presento subito il nostro ospite di questo spazio, Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia. Buongiorno, Buongiorno. grazie per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato anche con poco preavviso. Perché? Perché oggi ne abbiamo già parlato nel corso di Sveglia Trieste, però volevamo proprio approfondire l'argomento perché oggi è si svolge anche a Trieste il Memorial Day per le vittime, diciamo così, abbiamo titolato, no? Per le vittime delle stragi, perché ci racconti come nasce intanto questa iniziativa e perché appunto è stata scelta anche questa data? Beh, allora, innanzitutto è un'iniziativa che nasce in ambito nazionale da parte del Sindacato Autonomo di Polizia. Già l'anno dopo alle stragi appunto di Capaci di Via D'Amelio, proprio per ricordare questi tragici momenti, e quindi viene svolta in tutto il territorio nazionale, con una data finale ovviamente, quella di Roma, sull'altare della patria, Certo. e Trieste è diventato ormai un appuntamento ormai classico, Ormai diciamo, classico, anche fisso. perché Trieste purtroppo ha un triste legame proprio con queste due stragi, perché Infatti. abbiamo perso il nostro Eddy Walter Cosina e anche, pochi lo sanno, ma anche Vito Schifani, che era un frequentatore del 116° corso allievi agenti della scuola di Trieste, che Ecco. dopo appunto fu Certo. assegnato nella terra siciliana, e purtroppo però perse la vita anche lui Ricordiamo nell'ambito di tutti, questi insomma, le due. immagini e il discorso della vedova, no? In Esatto, sì, esatto. particolare, Quindi credo grandissimo. che già il Memorial Day nasce, ha una sua importanza forte, un forte legame con la città di Trieste. Dopodiché c'è da dire che il Memorial Day nasce non solo per quelle stragi, ma per ricordare tutte le vittime, e quindi non solo gli appartenenti alle forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche i magistrati, i politici o i giornalisti e le persone anche comuni che si sono impegnate e hanno dato con loro un sacrificio estremo appunto la vita per i valori del nostro Stato, e quindi credo che sia giusto ricordarli. In particolare Trieste, devo dire la verità, ha pagato un tributo non Infatti. solo per le vittime appunto delle mafie, ma anche della criminalità organizzata e della criminalità comune, molto alto, perché voglio ricordare che appunto abbiamo nel recente passato perso Vitulli, abbiamo perso Raiola, Rota e Domenico, che purtroppo sono gli ultimi della In ordine lista, di tempo, diciamo, no? e non possiamo dimenticare nella strage di Natale a Udine. Certo. Voglio dire, Infatti. purtroppo questa terra ha avuto veramente dei momenti molto tristi, Ha e pagato un tributo non dobbiamo importante. dimenticare anche, e l'abbiamo fatto anche questa mattina come ogni anno, anche quei poliziotti, carabinieri, finanzieri che nel 1945 persero le vite in foibati Infoibati. solo perché avevano la colpa di vestire diciamo, una divisa che portava il nome Italia. Il nome Italia. Allora, infatti qui stiamo vedendo proprio le immagini della celebrazione di questo Memorial Day all'interno del Famedio della Questura, ormai davvero tristemente noto e conosciuto a tutti i triestini. Lo sappiamo, qui vediamo appunto lo stesso Lorenzo Tamaro, c'è anche il sindaco, c'è il questore Tittoni, insomma, Sì, una devo dire che rappresentanza, anche ecco. la difficoltà, l'altro anno non è stato possibile, quest'anno ovviamente con le attenzioni dovute al discorso del Covid, anzi dobbiamo anche ringraziare appunto il Questore che ci ha dato la possibilità di utilizzare questo ambiente, e anche tutte le autorità che sono intervenute a dimostrazione che credo sia un valore positivo quello che è stato trasmesso oggi. Fra l'altro, questa manifestazione ha avuto anche il patrocinio, come ogni anno, devo dire la verità, da parte del comune, che quindi ha dimostrato anche lui la sua sensibilità verso questo,
questo evento, insomma. Esattamente. Prima però, come ricordava il nostro ospite giustamente, c'è stata anche la cerimonia, sempre immagino breve ma comunque sentita, alla foiba di Basovizza, il monumento, no? Sì, assolutamente sì, lì ha partecipato, oltre il sindaco di piazza c'era anche l'assessore regionale Roberti, e devo dire la verità, sia una commemorazione che l'altra sono brevi, sono volutamente brevi e diciamo minimaliste, diciamo, per usare un termine diverso, proprio perché vogliamo che sia una cosa semplice, perché riteniamo che non deve essere una cosa appunto fatta, deve essere, dimostrare tutta la sua semplicità proprio per dare forza a quello che vuole essere il messaggio, insomma. Ecco, mi piace leggere brevemente quello che è stato il messaggio proprio dell'assessore Roberti, che citava, che ha già pubblicato la foto proprio di questa, ecco lo vediamo sul sito, no, della regione, la foto di questa celebrazione, e dice: quello organizzato ogni anno dal Sindacato Autonomo di Polizia è un momento molto importante perché ci dà l'opportunità di esprimere pubblicamente quello che la nostra collettività dovrebbe fare tutti i giorni, ringraziare chi portando una divisa garantisce a tutti noi protezione e sicurezza e contribuisce a far sentire le istituzioni più vicine ai cittadini. Mi sembrava, insomma, un messaggio molto bello, ed è proprio questo, no, il senso della... È proprio questo il senso, e fra l'altro fra i messaggi che vogliamo dare è quello appunto della, oltre che della sicurezza, ma anche quello della trasparenza, della giustizia e verità. Il messaggio proprio del Memorial Day è quello della giustizia e della verità. Noi vogliamo la giustizia e vogliamo la verità delle cose, e per questo anche il nostro sindacato si batte quotidianamente ovviamente a tutela appunto degli operatori di polizia, che purtroppo spesso vengono anche accusati di cose che non sono assolutamente responsabili. E proprio sulla verità, insomma, puntate molto, partendo proprio dalle stragi di mafia, no? Quindi certo. L'iniziativa è nata proprio da questo. Nasce proprio nel 1993, dopo le stragi appunto di Capaci e di Via D'Amelio. Ecco, assolutamente infatti, sì. Quindi, dove hanno perso la vita appunto i magistrati Falcone, Borsellino. In questo ambito vogliamo ricordare appunto anche, ad esempio, anche i giornalisti, proprio anche per ecco il messaggio di giustizia, infatti, e verità, cioè quello di trasmettere anche la verità di quello che accade, e credo che anche la vostra categoria, quella dei giornalisti, abbia l'onere e l'onore di avere questo compito. Insomma, polizia, magistratura, giornalismo, insomma, sono accomunati, no? Assolutamente sì. In questo tipo di episodi. Questa quindi la celebrazione di oggi, avete avuto, insomma, anche la possibilità di farlo dal vivo, come diceva giustamente appunto il segretario, finalmente dopo un anno. Sì, l'altro anno purtroppo l'anno scorso è stato tutto, abbiamo dovuto ricorrere ai mezzi che adesso si utilizzano, appunto dei social, esatto, per mandare un messaggio in formato digitale. Diciamo, quest'anno siamo riusciti finalmente pian pianino un po' a rientrare a quello che speriamo diventi normalità nella vita quotidiana di tutti noi, insomma, di riprendere a vivere, insomma. Ecco, ricordava prima appunto la figura del mugesano, no? E di Walter Cosina, che era nella scorta, se non ricordo male, di Borsellino, sì, giusto? Sì. Però anche di Vito Schifani, che non era triestino, non era di queste zone, però aveva studiato qui. Aveva fatto tutto il corso, e quindi lo sentiamo un po' come figlio nostro. Assolutamente, no? Anche sì. Lui, e poi Vitulli, Raiola, Rotta Domenico, che appunto soltanto meno di 2 anni fa ormai, no? Certo. Quindi ancora una volta, insomma, è stata l'occasione di Trieste per stringersi attorno alla polizia. Volevo chiedere ancora una cosa, uno spunto di cronaca, segretario, approfittiamo appunto della sua presenza. Quest'oggi la cronaca ci offre delle brutte notizie che si stanno un pochino moltiplicando, no? In questi ultimi giorni, notizie di risse. Risse e inore serali tra ragazzi anche molto giovani, può diventare, come ipotizza già qualcuno, addirittura un problema, insomma, un problema sociale, una sorta di così, situazione esplosiva. Allora, io credo che sicuramente quello che ha determinato il Covid e tutto questo periodo, sicuramente di restrizioni sanitarie,
sicuramente abbia influito anche a livello psicologico un po' tutti noi, insomma. Certo. No? È chiaro che c'è una gran voglia, io lo percepisco, io penso che tutti lo percepiamo in realtà, di ritornare alla vita, di ritornare alla normalità, quello di uscire, no? Basta vedere quando è stato appena possibile ripopolare un po' i bar, i ristoranti, la gente credo abbia risposto in maniera massiccia, insomma. Infatti, no? Qualche volta anche, qualche volta aggiungo anche in maniera imprudente, forse, no? Forse ecco, sì, ecco, quindi, forse soprattutto l'anno scorso, subito ecco, dopo il lockdown, però poi... C'è questa voglia di aggregazione, giustamente, di socializzazione, eccetera, eccetera. Sicuramente le fasce più giovanili, credo, sentano ancora più la necessità di questo riunirsi, di questo rivedersi. Il discorso delle risse io credo era un problema che già prima del Covid iniziava un po' a essere importante, perché ne avevamo documentate parecchie, credo, no? Le cronache ne avevano documentate parecchie, diciamo un fenomeno che tutto sommato Trieste non era molto abituata a... E adesso credo che negli ultimi giorni siano accadute con una frequenza ancora forse maggiore rispetto al passato. Si preoccupa perché questi eventi sono stati, almeno così lo dicono le cronache, causati da giovani, molto da giovani, addirittura molto giovani, minorenni. Qualcuno quindi, anche minorenne, no? Quindi questo sicuramente fa pensare, deve far anche riflettere che si tratta anche di un problema che non è solo una questione di sicurezza, quindi di intervento da parte delle forze dell'ordine, ma è un problema sociale che va visto e analizzato e forse anche corretto, insomma, in qualche maniera. Insomma, continua, no? continua il lavoro quotidiano, sì, pressante, insomma, del controllo, no? Del rispetto delle norme antipandemiche da parte di tutte le forze di polizia. Sì, credo che sia importante la presenza, sì, assolutamente sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Su questo sappiamo che ci siamo lamentati per anni, continuiamo a farlo per la carenza d'organico e continueremo a farlo perché siamo convinti che sia una carenza molto importante. D'altra parte non ritengo che la soluzione anche di questi fenomeni vada ricercata anche non solo mettendo in campo le forze dell'ordine, perché fra virgolette militarizzare o comunque presidiare o rendere lo stato di polizia assolutamente non è una soluzione al problema, insomma, no? Quindi intervenire sì, perché chi si diverte in maniera corretta, civile e legale ha diritto di poterlo fare, certo, no? E quindi non assolutamente bisogna intervenire. Nello stesso tempo però forse qualcosa sarà da rivedere, modificare. Già oggi forse avremo anche delle novità, insomma, a cominciare dal coprifuoco, da nuove regole, insomma, certo. Speriamo davvero di andare avanti verso un periodo di maggiore di normalità, no? Di più normalità, anche in virtù dell'andamento della campagna vaccinale. Voi forze di polizia vi siete tutti vaccinati o quasi? Diciamo che avete aderito bene alla campagna? Diciamo che la campagna non è andata così bene come si pensava e come all'inizio era iniziata. Io credo che molto abbia influito quello che è successo con i vari vaccini, insomma, no? Il vaccino, quindi, AstraZeneca, tutto il, esatto, dubbio un che... po' le stesse difficoltà che dopo stiamo vedendo anche per il resto della popolazione. Sicuramente non ha fatto bene certe... io personalmente, fra l'altro come sindacato, noi avevamo, sì, criticato il fatto di essere stati vaccinati con l'AstraZeneca, però... Malgrado la critica che abbiamo avanzato per determinati motivi, comunque io mi sono vaccinato e sono fermamente convinto che il vaccino vada fatto. Devo vada dire fatto, la però ecco. Insomma qualche però, problema c'è stato anche proprio a livello di comunicazione. Ecco, no? Io credo che la comunicazione, sì, abbia giocato non a favore, appunto, del... E sono in tanti anche i telespettatori, ad esempio... per dirne una, ultra sessantenni, che nutrono ancora forti dubbi, no, su questo tipo di vaccino, mentre magari quelli che hanno meno di 60 anni, per i quali adesso sembra non essere indicato, però prima, appunto, è stato fatto non soltanto a voi delle forze dell'ordine, ma anche penso al personale scolastico, universitario, no? Credo che fosse destinatario del vaccino AstraZeneca, che sì, poi ha avuto una serie di, insomma, controordini
proprio stato questo, no? Che credo che questi controordini, questi cambi di, sì, anche sul discorso dell'età, eccetera, eccetera, sì, non abbiano fatto giovato, fatto bene, appunto. No, le persone, e quindi chiaramente ha creato dei timori fra la popolazione e quindi anche nella nostra categoria, ovviamente, insomma, no? Alla fine siamo anche noi cittadini. E adesso è difficile recuperare, no? E adesso è difficile recuperare la fiducia, soprattutto. Fiducia, no? Paradossalmente, adesso che i vaccini ci sono, perché inizialmente ce n'erano pochi, quindi erano state così prese le categorie considerate più a rischio, perché più a contatto con le persone. Noi avevamo, proprio a riguardo, chiesto proprio che noi dovessimo essere fra le prime categorie a essere vaccinati, infatti, proprio perché voglio ricordare che anche nel primo lockdown, quando c'era la chiusura, quella vera, totale, integrale, noi abbiamo continuato a operare e anche entrare nelle case con gli interventi, con tutto quello che le forze di polizia devono fare quotidianamente. Quindi ritenevamo, protestavamo all'epoca, perché voglio ricordare all'inizio non c'erano neanche i DPI per tutti, no? I dispositivi, e dopo, perché dicevamo appunto che subito dopo il personale medico sanitario, che appunto diciamo sono quelle categorie che erano a stretto contatto con questa malattia, noi essendo sul campo quotidianamente dovevamo necessariamente avere queste protezioni anche dal punto di vista appunto del vaccino. Del vaccino. Allora, io ringrazio molto Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP, per essere stato con noi quest'oggi. Ricordo ancora oggi Memorial Day per le vittime delle stragi, a partire dalle stragi di mafia del 92, ma poi insomma un po' allargato il discorso a tutte le categorie anche. No? Certo, assolutamente. Non soltanto le forze di polizia interessate e coinvolte purtroppo in queste stragi. Grazie e torni presto a trovarci. Grazie a voi, grazie. Buongiorno. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Sono partite le prenotazioni per il vaccino per la fascia d'età 40-49 anni. Migliaia di richieste fin dalle prime ore, fin dai primi minuti disponibili alla mezzanotte attraverso la web app. Tanto che il sito è andato in tilt a causa delle numerose richieste. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Allo scoccare della mezzanotte sono state aperte le prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia 40-49 anni. La risposta dei quarantenni è stata praticamente istantanea, tanto che il sito per le prenotazioni dopo due ore è andato in tilt e il servizio è stato sospeso dalle 2 alle 8 di mattina per poi essere riattivato. Migliaia di persone in tutto il Friuli Venezia Giulia ieri sera hanno deciso di prenotare appena possibile, incollati allo schermo del computer aspettando la mezzanotte. Alle 10 di stamattina si erano già prenotate più di 14.000 persone. Altro dato, è la prima volta che le agende per la richiesta di somministrazione del vaccino sono state aperte così presto, già dalla mezzanotte. Da stamattina invece sono attivi anche gli altri metodi di prenotazione, alle farmacie abilitate, al numero di telefono 0434 223522 o appunto tramite la web app vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it. I vaccini destinati alla fascia 40-49 anni saranno Pfizer e Moderna. Anche se il picco di prenotazioni che ha mandato momentaneamente in tilt la web app può rivelarsi confortante, possiamo però ricordare come sia stato così anche per il primo giorno di prenotazione dei cinquantenni e sessantenni, per poi andare a scemare sempre più con le richieste. Inizialmente le vaccinazioni per i quarantenni sarebbero dovute partire dal 1 giugno, ma proprio in virtù dei molti posti liberi, dopo le mancate prenotazioni di tanti cinquantenni e sessantenni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha ribadito di voler anticipare la data per la fascia 40-49 anni. Se il trend delle prenotazioni potrebbe andare meglio, rassicurano invece i dati sull'andamento della pandemia, sia a livello nazionale che regionale. Ieri in Friuli Venezia Giulia 0 decessi. È la prima volta che accade da 7 mesi. La curva pandemica continua a scendere. L'obiettivo ora è tutto focalizzato sulla somministrazione vaccinale da esaurire entro fine estate.
E come regioni faremo tutti gli sforzi possibili per valutare la possibilità di fare il richiamo dei vaccini in vacanza, ma dipende dai numeri in campo, insomma è difficile. Lo dice il presidente della regione e della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Se si parla di 10 milioni di persone, la vedo difficile, ha detto anche oggi. Ieri il Ministero della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza valida fino al 30 luglio che fa decadere l'obbligo di quarantena di 5 giorni per chi rientra in Italia. Rimane però la prescrizione di esibire il tampone con esito negativo. Si parla naturalmente dei paesi dell'Unione Europea. Vediamo il servizio. Stop alla quarantena di 5 giorni per chi rientra in Italia dai paesi dell'Unione Europea e area Schengen. Dopo l'ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute, valida fino al 30 luglio, è decaduto un obbligo che aveva creato molte polemiche in questi mesi. Tanti sono i cittadini che hanno scelto di non muoversi, per ferie o altri motivi, per il fastidio di dover prevedere i 5 giorni di isolamento una volta rientrati in Italia. Per le questioni nostrane, come non tornare a uno dei valichi confinari maggiori, quello di Rabuiese, per fare il punto della situazione. La classica gita in Slovenia per fare benzina la si fa con più tranquillità, ma attenzione, rimane l'obbligo del tampone antigenico o molecolare con esito negativo nelle 48 ore che precedono l'ingresso in Italia. Dall'altro lato, per andare in Slovenia bisogna esibire un certificato che attesti che la persona abbia contratto il Covid da non più di 6 mesi, oppure il certificato di avvenuta vaccinazione, devono essere passati dai 7 ai 21 giorni dalla seconda dose in base al vaccino, oppure ancora esibire il tampone molecolare o antigenico non più vecchio di 48 ore. Come monitorato da Tele4 durante tutto il periodo pandemico, invece si sono allentati sempre più i controlli oltre confine da parte della polizia slovena per chi entra nel paese. Permangono invece quelli della Guardia di Finanza in Italia per chi arriva da fuori per i più disparati motivi. Dall'altra parte della strada Guido vi sta mostrando invece i controlli che ci sono da parte della Guardia di Finanza per chi entra in Italia. Come vedete ci sono due militari che hanno evidentemente controllato già le varie documentazioni del camionista che se ne sta andando in questo momento, che appunto transitava dalla Slovenia per rientrare in Italia. Quindi, come potete vedere, comunque dalla nostra parte invece i controlli continuano ad esserci. La cronaca, rissa fra giovanissimi, sabato sera in piazza Venezia, la polizia è intervenuta sul posto, ha placato gli animi, molti minori coinvolti nei disordini, denunciata una ventenne per oltraggio a pubblico ufficiale. Bernardo Gulotta. Animi sempre troppo accesi tra i giovanissimi, protagonisti di risse, aggressioni, attività di bullismo in pieno centro, spesso davanti agli occhi preoccupati di passanti o avventori dei locali. Il video di Trieste Caffè la dice lunga circa gli avvenimenti di sabato sera, con una rissa che si è scatenata in piazza Venezia. Un gruppo di giovani, tra cui anche diversi minori, complice qualche bicchiere di troppo, si è distinto per l'ingiurioso spettacolo, sedato poi dall'intervento di diverse pattuglie di polizia. Attualmente sono in corso ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine, al momento l'unica denunciata a piede libero è una ragazza kosovara di 20 anni, rea di aver ingiuriato pesantemente gli operatori di polizia intervenuti a seguito dei tafferugli. Le liti sono state segnalate dopo le 20 nell'area di Piazza Venezia, ma anche in zona Università Vecchia e Largo Papa Giovanni. Nonostante le botte che si sono scambiate i giovani, visibili attraverso i video che girano sui social network, non è risultato esserci nessun ferito. Episodi simili sono accaduti anche qualche settimana fa in zona Ponte Rosso, con un pestaggio organizzato da 8 ragazzi ai danni di un coetaneo. In quel caso le botte si sono fatte sentire, con la vittima che ha fatto ricorso ai sanitari del 118, una serie di aggressioni che celano un clima di tensione, forse mai sopito da parte di bande di giovani delinquenti, a cui oggi è più facile dare rilievo grazie ai video che girano su piattaforme come Facebook, Instagram o TikTok. Ciò però non è meno rilevante se consideriamo anche che al momento esiste un orario di coprifuoco che dovrebbe limitare anche gli effetti di nuotate passate in giro a bere, a vandalizzare la città e generare disordini. Se il cosiddetto buonsenso non basta a far capire a giovani e meno giovani che situazioni come queste non aiutano nessuno a camminare verso un ritorno alla normalità, di cui questa parte senz'altro non ci mancava, allora non rimane che assistere a scene come questa, dove poi la stessa polizia è presa di mira nell'adempimento del proprio dovere, a cui, ricordiamo, si sommano le attività ordinarie, i controlli antipandemici e quelli relativi ai flussi migratori. Insomma, tenere le mani a posto, ora più che mai, darebbe una mano importante all'intera società.
E ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere invece qual è la situazione del traffico in città in questa mattinata di pioggia, di maltempo. Allora, siamo in collegamento telefonico con l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Allora, qual è la situazione? Allora, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La situazione adesso in città è normale. Il traffico è abbastanza scarso e scemato, molto intenso questa mattina a causa anche il meteo, diciamo, non del tutto favorevole. Adesso la situazione si è normalizzata e, ripeto, il traffico è scorrevole. Il grosso dei problemi li abbiamo invece sull'altipiano. C'è stato uno sversamento di sostanza viscida sulla provinciale 1, che è la strada che va dall'abitato di Basovizza fino all'abitato di Opicina. A causa di questo sversamento ci sono stati alcuni incidenti con uscite di strada di veicoli. Per fortuna nulla di grave, però al momento la strada è chiusa. Quindi abbiamo personale sul posto che sta chiudendo la strada all'altezza dei campi di golf sino alla località di Banne. Quindi la strada provinciale 1 al momento è chiusa. Questo per permettere alla ditta che sta effettuando la bonifica e il rilievo degli incidenti. Quindi speriamo di riaprire appena possibile, appena ultimato. Quindi ancora, risulta ancora chiusa, insomma, per problema di sversamento. Sì, è successo attorno a mezzogiorno, quindi ci vorrà un po' per riaprire e ripristinare la normale viabilità. Per la pulizia, insomma, e la messa in sicurezza, chiarissimo. Esatto. Va bene. Inoltre questa mattina c'è stata la strada che è ancora chiusa, la strada che dalla strada costiera sale all'abitato di Santa Croce per un problema di fuoriuscita delle griglie delle acque piovane, dove si incalano le acque piovane, c'è stata una fuoriuscita di queste griglie, c'è la ditta che sta operando per rimetterle in sede, quindi al momento anche quella strada è stata chiusa. Speriamo nel primo pomeriggio che l'intervento si ultimi e di riuscire a riaprire anche questa strada. Quindi in un tratto la costiera è ancora chiusa? No, la costiera è transitabile. Questa strada, quella che dalla costiera sale all'abitato di Santa Croce. Verso Santa Croce. Sì, la salita, quella la abbastanza impervia. La salita dalla costiera in su, ho capito. Esatto, sì. Benissimo. Questa è ancora chiusa. Grazie delle informazioni. Buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie e buon saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, noi ora ci spostiamo d'argomento, parliamo di politica perché si scalda la campagna elettorale verso le prossime comunali. Francesco Russo, ospite questa mattina a Sveglia Trieste, ha attaccato duramente il sindaco di Piazza, a cominciare dall'aiuto alla categoria dei ristoratori. Sentiamo. Mi è dispiaciuto vedere addirittura, credo, uno scontro tra ristoratori e il sindaco di Piazza. E, insomma, il sindaco deve capire, insomma, che in questo momento va veramente fatto il possibile. Parte dal recente battibecco in diretta tra il sindaco e un ristoratore e l'attacco a Di Piazza da parte di Francesco Russo sugli aiuti a questa categoria particolarmente svantaggiata dalle norme antipandemiche. Il suo movimento Punto Franco propone invece di copiare alcuni esempi di comuni a noi non troppo lontani. Anche il Natale scorso avrei approfittato per chiudere qualche via. Certo, ci sarebbe stato qualche problema di traffico in più, ma ricostruire un ambiente di centro commerciale all'aperto che magari avrebbe aiutato i nostri negozi ad avere più afflusso, più persone, più facilità all'acquisto. Beh, dobbiamo inventarci delle cose, ripeto, copiamo, ho sentito Di Piazza snobbare un po' l'esperienza di Treviso, ma insomma le città attorno a noi si sono inventate qualcosa per venire incontro a queste categorie. La campagna elettorale si scalda non solo su questo tema, duro l'attacco di Russo al sindaco in carica sulle incompiute. Le promesse io non voglio farle, io voglio evitare di continuare a prendere in giro i cittadini. Cosa che mi dispiace dirlo, però il sindaco di Piazza ha fatto e sta facendo anche in queste settimane. Non sono io ad aver promesso che avrei sistemato. Ci sono un sacco di articoli di giornale e probabilmente molte interviste a Tele4 che il tram di Opicina sarebbe ripartito sicuramente. E appena eletto il sindaco disse verrà sistemata in breve tempo la galleria di Piazza Foraggi. Basta promesse inutili. 3 settimane fa il sindaco, seduto su questa seggiola, lo ricordavo prima, ha detto che in 2 settimane, quindi la settimana scorsa e non abbiamo ancora visto nulla, ci sarebbe stato il contratto per la nuova piscina terapeutica. Passiamo allo sport. La Triestina dice addio ai play-off dopo la brutta sconfitta rimediata ieri a Rocco contro la Virtus Verona. Per i rosso alabardati il bilancio della stagione è negativo, ora si aprono le incognite per il futuro. Bernardo Gulotta.
La Triestina è fuori dal playoff. Ieri pomeriggio a Rocco gli ospiti della Virtus Vecon Verona hanno superato l'Unione, seppellendo ogni aspettativa nella già difficile cavalcata per un posto in Serie B. C'è poco da salvare nel bilancio di una stagione calcistica cominciata con alti obiettivi e necessariamente rimodulata in corsa in virtù dei risultati della stagione. Il film del campionato ha visto una sequenza di pareggi, il cambio di allenatore a dicembre con l'esonero di Gautieri e l'arrivo di Pillon, una squadra capace di vittorie brillanti con le prime della classe e sconfitte inaspettate con formazioni più modeste, per non parlare del Covid, che però ha penalizzato tutte le squadre, chi più chi meno, così come l'assenza dei tifosi, che in questo caso a Rocco avrebbe potuto fare la differenza rispetto a quasi tutti gli altri stadi del girone dell'Unione. Aspetti questi che però non cancellano la prestazione opaca, attendista e con poca grinta espressa ieri, una brutta partita quella della Triestina con un atteggiamento in difesa del pareggio che però alla fine non ha premiato, perché la fame della Vecomp, martoriata in questi giorni dai positivi al coronavirus e quindi con una formazione rimaneggiata, ha permesso a Mister Fresco e ai suoi ragazzi di strappare una vittoria corsare nel finale, beffa su tutte le beffe, proprio quando ormai di tempo per rimediare non ce n'era più. Il mea culpa dichiarato da Beppi Pillon a fine gara è sincero, come da carattere del tecnico veneto, nella lettura di una partita dove bisognava mettere subito sotto l'avversario per evitare poi ciò che di fatto è accaduto. Le timide conclusioni in porta nei primi minuti avevano fatto presagire una partita bloccata sin dall'inizio. La punizione di Sarno avvicina la palla alla rete, ma a quella esterna. La Vecomp difende e riparte sapendo di avere solo la vittoria come risultato per spuntarla. Il contropiede innescato al 24esimo è però concluso col pallone fuori. Gomez, dalla parte opposta, ci va vicino al 40esimo. La partita a tratti si nervosisce, i giuliani premono raramente sull'acceleratore, si contano più interventi contestati che azioni da gioco pericolose. A un tiro in porta si assiste al 60esimo col pallone sul fondo, i veronesi rispondono con un'incornata mandata alta. L'opportunità più importante per la Triestina passa per il sinistro di Gomez, che dal limite dell'area del portiere si vede parata la sua conclusione a botta sicura. Il tempo passa, la strategia dell'Unione vede il traguardo avvicinarsi, ma il calcio è fatto di lampi. Quello della Vecomp è un fulmine spedito dritto in porta dopo un'azione fatta di lancio e appoggio all'autore della rete del vantaggio. Male questa Triestina, che fallisce gli obiettivi stagionali ed esce subito e in malo modo dal playoff. I commenti e i malumori dei tifosi sono facili da immaginare. Con il pubblico allo stadio, l'uscita dei giocatori sarebbe stata accompagnata da una pioggia di fischi. Vi lascio infine alla pillola di storia. Il rosone della cattedrale di San Giusto fu cesellato grazie all'arrivo a Trieste di esperti scalpellini dal piccolo comune di Soncino in Lombardia, lavoratori che poi si sono fermati in città sposando le donne servolane, da qui la diffusione dei cognomi Sancin e Sanzin. Il servizio è di Bernardo Gulotta, grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio. Il nostro Pedrazzani ovviamente ha costruito la cattedrale risparmiando molto, ecco. La facciata è una facciata molto semplice, in pietra d'arenaria, in pietra un po' banale, a Trieste ci sono molte cave, ecco. E quindi la facciata sarebbe decisamente monotona, eccetto che per la presenza di questo bellissimo rosone gotico, che è molto elaborato, molto grande, molto bello. C'è una storia molto simpatica che voglio raccontare di questo rosone, ecco. Il Pedrazzani, abbiamo detto prima, viene da Cremona, Lombardia, e vicino a Cremona tra l'altro c'è un piccolo villaggio che si chiama Soncino, che si caratterizza per il fatto di essere un centro di bravi scalpellini, di bravi artisti della pietra, ecco. Il nostro Pedrazzani da Cremona si porta alcune persone di Soncino. I nobili, i vescovi, i principi, le persone ricche avevano l'abitudine di avere una casa di campagna, ma Servola nel 300 non era come oggi, era poco popolare. C'erano poche case e quindi i suoi terreni del vescovo erano un po' abbandonati. Facendo arrivare questi soncinesi, e dava loro in prestito, in subaffitto questi terreni, e quindi loro potevano vivere e dividevano un po' a metà con il vescovo che metteva in cultura i suoi terreni. Ma anche era importante, quella volta Servola era lontana da Trieste, non era quindi difesa. Nel 300 c'erano le guerre, c'erano delle bande di banditi, avere quindi un piccolo gruppo di uomini pronti a difendere i loro interessi, ma anche l'interesse del vescovo, era importante. Questo rosone viene fatto, è un rosone stupendo, c'ha tante colonnine che devono essere perfettamente uguali, combacianti, incastrate, quindi è una raffinatezza non di poco conto, ecco, e loro l'hanno costruito. Ma la parte più interessante è che i soncinesi a Servola si sono maritati con le donne di Servola, ecco. Per cui Candre dice che le famiglie che oggi si chiamano Sancin o Sanzin sono gli eredi in qualche modo di questi soncinesi.